tutte le leggi e i profeti si può sommare amare Dio e amare il prossimo. E quei due sono legati. Se amiamo Dio, porta naturalmente a amare il prossimo. Però come possiamo avere un amore per Dio? Specialmente un amore che vediamo richiesto, un amore che amiamo Dio con tutto, tutto il nostro essere. Come riusciamo a avere un amore così forte? Un amore così caldo? Perché io non so voi, ma io ogni tanto trovo il mio amore per il Signore troppo freddo. Non caldo come voglio, ma troppo freddo. E vorrei guardare un brano nel Vangelo di Luca, capitolo 7, un brano dove vediamo una signora che ha capito questo, che ha capito come avere, come dimostrare un amore per Dio. Leggiamo in Luca capitolo 7, iniziando dal versetto 36. Luca 7, 36. È scritto così: uno dei farisei lo invitò a pranzo ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso alabastro pieno di olio profumato e, stando ai piedi di lui di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i capelli e li baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. Il fariseo lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù, rispondendo, gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli: maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito di tutte e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: ritengo sia colui al quale ha condonato di più. Gesù gli disse: ha giudicato rettamente. E voltasi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrata in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei ha rigato i piedi di lacrime e le ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Poi disse alla donna: i tuoi peccati sono perdonati. Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvato, va in pace. Allora, qui vediamo un invito a cena. Cena da un fariseo. Non so, perché è scritto qui uno dei farisei li invitò. L'idea era una richiesta ripetuta. Non so se Gesù forse non voleva andare. Infatti vediamo che Gesù è più conosciuto per andare a cena con i peccatori. Anzi, Gesù è tanto conosciuto per mangiare con i peccatori.
Però vediamo tre volte che Gesù ha mangiato con i farisei. E Gesù conosceva il loro cuore. È andato comunque a loro. Gesù conosceva, guarda, queste non mi credono, ma è andato comunque. E non erano cene piacevoli, gioiosi. Quelle con i peccatori erano le feste bellissime. Quelle con i farisei erano un po' difficili, vediamo come questo qui, con la situazione difficile, con le parole dure. Ma qui vediamo che dall'inizio è tutto iniziato ad andare storto, perché in quella cultura c'erano certi doveri che un ospite deve fare a quello che viene a casa sua: lavare i piedi, dare un bacio, mettere olio sul capo. In teoria possiamo dire è stato una svista, ha dimenticato, ma non credo proprio. C'erano tre cose mancanti. E vediamo che questo Simone non credeva neanche in Gesù, anzi cercava forse probabilmente un'opportunità di accusare Gesù. E quindi c'è Simone. Poi c'è questa donna. Appena cominciato lei è entrata. Le persone che entravano a una cena così non era inudito. Quando c'era un maestro, un rabbi, che era a casa di qualcuno, gli altri, che non sono stati invitati, a volte entravano e stavano lì accanto al muro per ascoltare. Era un modo di fare il loro tempo. Però questa donna era già diversa. E quando guardo lei, vedo veramente in lei un esempio. Un esempio di amore fortissimo per il Signore. Io vorrei avere un amore per il Signore come questa donna. Perché è qualcosa di incredibile. Vediamo che lei era una prostituta. Era nel passato. Poi è stato perdonato e vediamo versetto 47. Vediamo da quello che ha detto Gesù che è già stato perdonato. Aveva commesso tanti peccati e Gesù non ignorava il peccato. Non ha neanche minimizzato i peccati di questa signora. Comunque, questa donna aveva la reputazione rovinata completamente. È ancora così in quella cultura, una donna così avrà la reputazione rovinata e non è benvenuta. E guardiamo questa signora, questa donna, il prezzo altissimo che ha pagato per adorare Gesù. Il prezzo altissimo pagato, spinto da un amore fortissimo. Versetto 47, vediamo Gesù ha detto che questa donna ha molto amato e si vede nel suo comportamento. E la prima cosa è semplicemente che è venuta lì. È venuta lì. Come detto, non era insolito venire a ascoltare, però quelli che sono aggrediti, non persone come questa. E poi quello che entravano, il loro posto era accanto al muro, ascoltare e non essere visto. Lei invece è entrata, ha cominciato a interagire con questo rabone. Aia! Quello era già qualcosa. E possiamo immaginare la scena. Tutto lì a parlare, la cena. E poi le conversazioni si sono smesse immediatamente. Ma cos'è questo? Tutti gli occhi fissati su questa donna. Tutti gli occhi nella stanza. Poi i commenti. Ma che cosa fa lei qui? Come si osa venire qui? Questa. Si può immaginare.
di mettersi davanti a tutti in una situazione così richiedeva tanto, già per essere lì. Lei sapeva di essere perdonata, di essere cambiata, ma gli altri no. O forse sapevano e non importava niente. E le giudicava con gli occhi, con le parole. Era comunque disposto a fare questo per dimostrare l'amore di Gesù, di pagare quel prezzo. E non c'è da meravigliarsi, è cominciato a piangere. Si può immaginare una situazione un po' forte. Per l'emozione di essere davanti a tutti, il vergogna, il giudizio che soffriva in questo momento. L'emozione di vedere Gesù e di rivivere quel perdono, quell'amore intenso di Gesù. Non c'è da meravigliarsi che ha cominciato a piangere. E l'emozione così forte può essere un po' scomoda. Specialmente davanti agli occhi di tutto. L'emozione fa parte di chi siamo. Con l'emozione possiamo anche amare il Signore. E poi ha portato un dono preziosissimo. E l'amore dà, è qualcosa che fa l'amore. E questo Signore ha portato quello che aveva. Poi baciava e asciugava i piedi. Certamente scomodo questa scena, anche per il fatto che era conosciuto come una prostituta. E abbiamo visto i pensieri di Simone di giudicare Gesù per permettere questa donna, questa prostituta, come pensava lui, di toccare. E sono sicuro che non era solo Simone. E tutti guardavano, giudicavano. Ma l'amore lo ha spinto a dimostrare. Forse non è razionale quello che ha fatto, ma è la forza dell'amore. Il desiderio intenso di dimostrare che cosa posso fare per dimostrare questo amore verso Gesù. Di perdersi completamente nell'amore per il Signore, questa opportunità. Poi aveva anche i sentimenti di sentirsi indegno, degno solo di toccare i piedi di Gesù. C'è un altro racconto simile in Matteo 26. Però in quel caso ha versato anche il profumo sul capo di Gesù. Evidentemente questo dono non si sentiva di fare quello. Ma come si può creare un amore così forte per il Signore? Vediamo quello fra un attimo, ma prima vorrei fare alcuni commenti su Simone. Non so se ci possono essere due persone più diverse. Lui era pieno di orgoglio, di falsità, di ipocrisia. Non credeva in Gesù neanche, evidente nei pensieri. E questo era un peccato grave. Per un ebreo come lui che conosceva bene l'Antico Testamento, di vedere Gesù, vedere il ministero di Gesù e non riconoscere lui come il Messia era un peccato gravissimo. Possiamo ricordare quello che Gesù ha detto. Ha detto che questo meritava un giudizio più severo degli abitanti di Sodoma e Gomorra. Più grave questo di non riconoscere Gesù che era lì. E Paolo anche era uno di questi, ha visto Gesù quando era Saulo e non ha creduto in lui. E così si considerava il primo fra i peccatori. E quindi tenere in mente questo Simone, la differenza fra questa donna e Simone. Poi Gesù racconta questa parabola. Due debitori
due debiti, entrambi notevoli. Anche quello più piccolo era più o meno 2 mesi di stipendio. 2 mesi di stipendio non è un debito poco. Però l'altro è 1 anno e 7 mesi di stipendio, molto più grande, 10 volte. Fra parentesi, non penso che Gesù indicava che Simone aveva il debito meno grande. Forse si pensava così, ma non era vero. Ma quello che Gesù dice, entrambi erano incapaci di pagare. Non avevano i soldi, modo di ripagare il debito. È importante tenere in mente questo, perché anche noi ci troviamo in questa situazione. Quelli che hanno fatto grandi peccati, piccoli peccati, non importa. Anzi, io parlavo con una signora oggi, eravamo su a Roma Rossa, ci siamo fermati in un negozio, e ho dato un opuscolo e lei ha letto un po', e ha detto, ah, ma guarda che non sono tanto malvagia. Io sì, forse ho detto alcune bugie, ma non ho mai rubato. Sono bravo, ma non importa, perché il nostro peccato ci rende colpevoli davanti a Dio, un debito che non possiamo pagare. E quindi entrambi questi debitori sono stati perdonati. E qui vediamo che Simone non entra in questa parabola, perché lui non è stato perdonato. È importante notare in questa parabola, cos'è venuto per prima? L'amore e il perdono. Nella parabola il perdono è venuto per prima. Come risultato del perdono è arrivato l'amore, è cresciuto l'amore. Quello è chiave per capire quando arriviamo al versetto 47 e 48. Il punto della parabola è piuttosto semplice. E allo stesso tempo profondo, il più grande è il debito perdonato, il più grande è la gratitudine. Il più grande è il debito perdonato, il più grande è l'amore. Poi Gesù prende questa parabola e comincia a fare l'applicazione. Questa donna aveva commesso tanti peccati. E Gesù non ha detto che no, era innocente, che alla fine non erano gravi i peccati di questa donna. Ha detto sì, ha fatto tanti peccati. E questo però ha portato a un beneficio, perché ha creato un amore più grande. Mi fa pensare di quel versetto dove è scritto, dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. L'amore intenso era il risultato del perdono grande. O forse meglio dire, capire quanto è grande il perdono porta a un amore intenso. L'amore è stato la dimostrazione, la prova forse, del perdono ricevuto. Cioè, come si può sapere quanto è stato grande il perdono? Dalla misura dell'amore. E quanto grande deve essere l'amore? Uguale al perdono. Versetto 47 e 48 sembrano a dire che il perdono è stato il risultato dell'amore. Però io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato. Ma la parabola indica proprio il contrario. Perché ha ricevuto un perdono grande, amato. E penso che dobbiamo capire il versetto così, che l'amore è stato la dimostrazione, l'evidenza che è stato perdonato tanto. L'evidenza, la dimostrazione, la mostra
di questo. La salvezza si ha per fede. Versetto 50, la tua fede ti ha salvato. Uno che crede in Gesù non è l'amore, è la fede che salva. La venire a Gesù e chiedere il perdono. Però quello crea la salvezza e crea anche l'amore dentro il cuore. E poi la salvezza porta anche pace. Pace per questa donna anche nella faccia del giudizio di tutti gli altri. Non so come ha sentito lei dopo aver subito così grande giudizio degli altri, solo nel loro sguardo. Gesù invece ha detto: va in pace, sei salvata, sei perdonata. Non importa quello che pensano loro, tu sei salvata. E si può immaginare la gioia, la pace che quella ha creato dentro questa donna. E quello è il punto. Perché quel senso di essere perdonato, capire il perdono, è quello che porta l'amore. Come possiamo applicare questo nella nostra vita allora? È un esempio. Nostro amore per Gesù dovrebbe essere così forte. Nostro amore per Gesù dovrebbe essere così forte. Ma come? Come possiamo avere un amore così intenso che coinvolge l'emozione, il dare, la disponibilità di non pensare, non importa, che non importa quello che pensano gli altri, ma solo Gesù. Quel tipo di amore, come possiamo avere? Dobbiamo ricordare, dobbiamo pensare quanto è grande il perdono, la grandezza del perdono che abbiamo ricevuto. E quindi se il tuo amore è freddo, meditare su questo. Che non siamo mai come Simone, veloce a giudicare gli altri, che ha disdegno per gli altri, che quello non si è mai trovato nel nostro cuore. Perché è facile credere in questo. Io ricordo, non so se voi avete visto il film Il Lione, la Strega e l'Armadio. È bellissimo. Se non avete visto, vale la pena. In quello c'è un bambino che tradisce gli altri. E alla fine porta il messaggio per il sacrificio di Gesù. Il lione si è dato la vita per pagare per quel tradimento. Alla fine del film si vede i quattro bambini che sono coronati re e regini del Narnia. E lì fra i quattro sono questo che è stato il redentore. E dentro il mio cuore, sa cosa ho pensato? Senza pensare troppo, nel mio cuore, ma lui non merita di essere lì. Il Signore mi ha parlato il cuore. Eh sì, sei tu. Sei tu che non merita di essere lì. Sei tu il traditore. Sì, perché siamo stati perdonati tanto. E ci sono due possibilità qui. Quando pensiamo al nostro peccato, ci sono due sbagli in cui possiamo cadere. Uno è di pensarci troppo buoni. Ma i miei peccati non sono gravi. Io sono piuttosto bravo. Quello minimizza il sacrificio. Io devo ricordare che i miei peccati erano così gravi che io meritavo l'inferno. Che Gesù ha dovuto andare in croce per me. Ecco quanto è grave il mio peccato. Io ho ricevuto un perdono grande. E se io comincio a pensarmi, non sono troppo cattivo, sono piuttosto bravo, quello danneggia il mio amore per il Signore. Io devo rendere conto. Su altro lato, possiamo pensare che i nostri peccati sono troppo gravi e minimizziamo il perdono del Signore. Satana vuole questo.
A volte Satana tira fuori i peccati del passato e ci mette in mente e ci dice: guarda, tu che pensi di essere figlio di Dio, tu, io ricordo, tu hai fatto questo. E tira fuori quello. Come puoi pensare che Dio ti ama quando tu hai fatto quello nel passato? Vedi, il pericolo qui non è minimizzare il mio peccato, ma minimizzare il perdono di Gesù. E anche quello mi porta via dall'amore, perché c'è la paura. C'è il senso che io devo lavorare per meritare il favore di Gesù, e quello non mi porta all'amore. Io devo stare fra le due. Rendermi conto, sì, che sono stato perdonato tanto come questa donna, ma allo stesso tempo che i miei peccati, gravi come sono, sono completamente perdonati. Dio mi abbraccia perché sono perdonato. I peccati sono pagati, non sono più lì. E quando capisco l'uno e l'altra, mi porta a un amore per il Signore. Quindi vi incoraggio di fare questo, di pensare quanto è grande l'amore che Dio ha per te, quanto è grande il perdono che hai ricevuto. È così che Dio ci permette di avere un amore come questa donna, un amore che non ha occhi per altro che Gesù. Preghiamo. Padre, grazie per il tuo amore, grazie per il sacrificio che era così grande, così immenso. Grazie del perdono che abbiamo tutti ricevuto in Gesù quando abbiamo creduto. Aiutaci, Padre, a capire. Aiutaci a mai dimenticare quanto siamo perdonati, quanto siamo amati, che possiamo avere un amore per te che è come questa donna, un amore che fa tutto per dimostrare il nostro amore, non per meritare il tuo favore, ma perché capiamo che abbiamo il favore, abbiamo il perdono. Aiutaci a fare questo, perché vogliamo avere un amore grande, perché tu sei degno di quello. Sei degno di ogni gloria, di ogni amore, di un amore intenso. Aiutaci a avere questo, Padre, nel nome di Gesù. Amen.